Benvenuto ad un altro episodio di Dark Souls 3. Qui è il tuo solito Hendrix. E ora faremo quest'area nuova che mi sembra già da qua un troiaio. Ovviamente, speriamo in bene per il divertimento e la fruizione del video. Oh, cosa porco cazzo? Ok, datemi 2 secondi, per favore. Ma sono anch'io coglione. Allora, Mister Marmoreo. Vediamo se riesco a cambiare la... Vieni qua, innanzitutto. Sì, vabbè. Lock di merda. Beviamo adesso. Che è il momento propizio proprio. Ah, sembrerebbe di sì, lo sapete? Sembrerebbe di sì. Che il ghiaccio gli faccio più male il ghiaccio. 78. E se uso questa? 64. Muoici! Ben giocata. Ok, quindi non, quelli rocciosi non subiscono molto il fuoco. Interessante. Adesso mi avete rotto le palle. Allora, dice che posso scendere qua, ma prima voglio andare da quella parte. Lo sapevo che c'era roba. Freccia pesante della mazza demoni. Io corro. Ciccia. Ok. Adesso non dovrebbero più colpirmi. E penso che li posso prendere da dietro. Adesso osserviamo con attenzione. Dopo che scendevo là. Ok, scendevo qua, andavo qua. No, li prenderò alle spalle se ci riesco. Potrei anche fare la cazzata e la... No, 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 non la facciamo. Mi sento ciccione, non mi tento a queste stronzate. Lo voglio toccare ma non voglio evocare. Ma vaffanculo, mi sembrava Soler. Allora, comunque, se ci sono giocatori qui che vogliono essere evocati, significa che è un puttanaio. Wow. Au. No, 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 non c'è bisogno di rischiare. Ok, un tarantolato sembro. Però pazienza. Troppo, 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 troppo. Sì, lo so anch'io che ho fatto una cazzata. Au. Ho fatto una cazzata io, lo ammetto. Comunque, ora, vedete come stavo scendendo? Mi ero ricordato che c'è anche l'oggetto da prendere, quindi io... Tipo, se io scendo qua... Ok, ragazzi, adesso voglio passare... Mamma trota. Da qua. Lo sapevo che c'era roba qui. Non lo immaginavo. Arco potente della mazza demoni. Minchia, deve essere un arco con i contro chiappe. Non c'è niente. Non mi hai preso. Aiuto, ti togli arco. Oh, fastidio. Non mi possono aggiungere qua, vero? Ok, va bene. Muore arrugginita, che non ci serve quasi un pene. Allora, come vi affronto, brutti burdi? Quindi io vado tranquillo. Stealth time. Esatto. Basta. Impariamo dai nostri errori, che così così sparano. Au! Sparano fuoco. Vabbè, valzer. Anche se abbiamo tutti e due il vestito apposito per fare il valzer. Mi vengono, che dubbi. La spada di Artorias potrebbe essere meglio. Cos'è questo? Scusi, mi scusi, non volevo disturbarla. E invece sì. Nebbia. Quindi passare da... Ah, escono da lì, tizio, ok. Bastardo là sopra. Stronzi anche qui. Cosa stanno ammirando?
Allora io non voglio rompere il cazzo. Amica, se queste cose erano fatte bene, si muovevano queste specie di broche e compagnia bella, li muovevo e si accorgevano della mia esistenza. Certo. È arrivato mastro stronzo. Vabbè, che cazzo di problemi avete? Non mi sentite? Ah, ma lì ci sono gli altri. Aspettate un attimo che... Vorrei capire cosa sta sparando il fuoco. Ah, sono usciti entrambi, ok. Un boss praticamente. Allora, sono sicuro che il fuoco non gli fa un cazzo, questi tizi. State incasinando? Quanto gli fa la palla di fuoco? Se riesco ovviamente a colpirli. Niente. Così. E poi torno indietro. Olè, due colpetti e me ne vado. Che palle. Olè. Ok, si è parato. No, volevo fare... Togliergli la guarda col calcio, ma non credo faccia. Anche perché non riesco neanche a fare il calcio. L'arcia ardente del gargoyle. Ma non vale pararsi, però. E io sono Octank, eh? Pensate quanto ha senso quello che dico. Storditi, bastardo. Oh. Soltanto 6 anni per proseguire. Allora, no, io mi braccio comunque. Perché magari mi riesco a connettere con quel mio patto e mi romperebbe le scatole non farlo. Allora, ragazzi, io non vi devo uccidere perché non mi state neanche controllando il tesoro. Non si vede la catena. Io apro. Braccio. Ok. Un po' puttana, stronzo. Stavo aprendo un tesoro, mica stavo rompendo le scatole. Vale. Una strage sto facendo, spero ne valga la pena. Pugnale dell'ancella, sono femmine? Sono... Ah, ci sono due tesori qua. Che fortuna che sono uno psicopatico che vuole uccidere tutti. Altrimenti li avrei persi. Un mimic! L'ho colpito per sbaglio e si è attivato. Ottimo. Scudo della gloria! Cosa? Non dimmi che c'è un altro mimic. Se mi ammazza mi incazzo, eh! Adesso giochiamo il gioco preferito di tutti, cioè fuggi, 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 fuggi. Non so se conoscete quel gibbissimo gioco di fuggi, 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 fuggi. Moneta d'oro arrugginita per due. Allora, voglio vedere innanzitutto quello scudo che mi sembra una figata scena. Uno scudo decorato con motivi floreali, in celebrazione di glorie passate. Offre una stabilità tipica degli scudi grandi, ma rallenta il recupero dell'energia. Oh, forse la gloria è la madre della pigrizia. What? Pesa come l'universo? Minchia. Vabbè, questo qui sicuramente sarà il mio scudo finale, forse? Per ora? Per ora sicuramente è lo scudo migliore. Allora, visto che quel gloria l'ho già ucciso, vediamo se questi stronzi hanno... un forziere da controllare? Non stanno guardando il nulla. Stanno sorvegliando il nulla? Stavo pensando che a questo punto quella spada da più 4 di fuoco non mi serve quasi una merda. Vabbè, non ho capito ancora come funziona il congelamento, a prescindere, quindi... Boh. Allora, salve signora Nebbia. C'è un boss per forza. Minchia, io me le tengo tutte e due equipaggiate. Sormi il gigante. Aspettate un attimo. Questo qui è uno dei tipi supremi della brace. Non mi picchi, vero? Non gli faccio niente. Non ci sto facendo un cazzo. Deve esserci qualcosa che non so. Me lo sono meritato questo. Questo me lo sono meritato di due volte. E mi ha shottato. Cioè mi ha bisciottato. Mi sembra, ragazzi, mi sembra una cazzata. Comunque, mi sembra una cazzata che abbia così... Cioè, che non gli faccia così tanto male. È come lo scheletro, forse c'è qualcosa tipo balestra. Adesso esploro meglio il campo. Mi riprende le anime se non ti scoccia. Corriamo, corriamo! Ok,
che ho droppato. Oh, c'è un oggetto. OP. Allora, leggiamo il messaggio. Ah, si era buggato. Ok, è finita l'Estus. Ho la brace. Che gentile. Lo sapete cosa sto pensando? Posso del ritorno. Che coglione che sono. Allora, leggiamo prima di tutto gli oggetti che abbiamo trovato. Ah, mi sono ricordato che dobbiamo dare la cenere a questa tizia. Vediamo, visto che ci sono, gliela la do. Cenere di Xanthus. Stai zitta. Allora, fa vedere cos'hai. Non mi ha dato altre cose. Ok, esatto, mi ha sbloccato il setino di Xanthus e basta, questa tizia, ok. Questo, signore delle tempeste, spadone della lama spezzata noto come ammazza giganti per la forza delle tempeste che la pervade, in grado di abbattere i giganti. Il gigante Jorn ne possedeva due, ne regalò una agli umani che dubitavano di lui e l'altra a un caro amico prima di accettare il proprio destino e diventare un signore di tizioni. Assumi la posa per proteggere l'arma con il potere della tempesta, la sua efficacia è aumentata quando si affronta un gigante. Ok, volete vedere che con questa arma lo scoppio. Era ovvio che ci fosse il trucco. Quando succedono queste cose dovete sempre farvi delle domande e dire: com'è possibile che gli tolgo così poco? Quanto ti faccio male con questa spada? Domanda. Ovviamente se non mi scocci l'ano. 37. Allora, la posa non è così. Niente. Forse l'ho usata male la spada? Niente gli sto facendo. Ma vaffanculo. Niente gli ho fatto. Sapevo che c'è quella merda. Meno male che mi sono messo questa di ghiaccio. Shotato. Ok, non è un problema. Ok, allora sto pensando. Sto pensando. Assumi la posa per potenziare la spada con il potere delle tempeste. La sua efficacia è aumentata quando si affronta un gigante. Allora, aspetta, provo ad andare dal fabbro. Allora, sicuramente per mettermi almeno una fiaschetta Estus blu. Ma magari mi dice qualcosa il fabbro. Allora. Ah. Devo tenere poco più premuto. E poi attacco supremo. Tutta la stamina ciuccia, però. Ok, ok, riposa. Allora. Interessante. Carbone. Quando cazzo l'ho preso questo carbone? This is much too dark. I see the abyss in it. Non posso rifiutare. Non dimenticare però, tu combatti per la fiamma, per i tuoi simili, proprio come me. Siamo maledetti nel nostro destino, ma c'è ancora speranza, non credi? Cosa cazzo mi vuol dire questa cosa? Parla. Ma fanculo, mi hai detto un cazzo di niente. Non voglio rinforzare. Ah sì, vabbè, volevo che facessi cose sturche con la mia spada. Niente, ok, assegna Estus. Ne metto tipo 474, dai. No, facciamo 8-3. Ma senti, prima di andare, adesso ho visto che ho scoperto questa cosa. Allora, ma porca. Super cosa si accende. Con questo fa questo attacco con pesante. Poi, è l'attacco leggero, com'è? È uguale. Ok. Niente, ok. Allora, tipo, se mi metto così. Ok, anche solo scudo, posso usare l'abilità dell'arma. Tutto giusto, ho capito.
Quindi tizio, le anime, grazie. Fanculati. Allora, accenditi per favore. Ora si spiega la boss fight con questi attacchi che non mi fanno niente ma mi stunnano e basta. Attacco della vita. Ho fatto il male. Ora devo solo farlo un paio di volte. Ma la domanda è, non c'è, come dire, non mi ha tolto barra blu. Quanto ci impiega a caricare, cazzo. In fretta, in fretta. Ok, adesso miro in alto e gli faccio tipo il critico. Oppure non gli sbatte un cazzo. Però sembra che si sia incazzato come una biscia. E non mi sta facendo sprecare la blu, eh. Quindi, ah, infuocata, quindi il mio scudo adesso fa schifo al cazzo. Fai fretta, fai fretta, fai fretta, fai fretta. Via, attacco vitale. Mi sciotto, mi sciotto. Ok, ci siamo, mi sono rimesso tutto come era prima. Speriamo in bene. Vediamo. E ricarichiamo. Adesso la stanza io me la tengo. Cristianesimo. Ma adesso se mi rimetto in posa ce l'ho ancora, sì. E poi posso tipo fare così e fare così e c'ho l'attacco supremo. Ok. Buono a sapersi. Quindi, ok, allora la boss fight è appena diventata una cazzata. Esatto. Ora la ricarico. Esatto, e me ne vado. Poi adesso che sono tranquillo faccio così. Non so come l'ho colpito, ma l'ho colpito. Mi ricarico. Se ci riesco. Se mi riesco ad alzare. Per sicurezza. Metto il mio scudo tattico antifuoco. Nel frattempo. No, ho sbagliato un sacco. Preferirei ricaricarmi, grazie. Si aspetta la spada, sì? Non sarà neanche accesa, credo. Ok, adesso è accesa. Adesso pausa. Questo è morto. Era una cazzata. O meglio, se lo sai, è una cazzata. Attenzione di un signore. Anima di Yorm. Oh, devo prendermi anche le mie anime? Che ho già preso? Non mi sono arrivate anime, arbitro. Ok, mi sono arrivate. Sì. Alla fine era ovvio. Bisogna soltanto tenere premuto di più questo per attivare la... Guardate, io lo attivavo poco e non succedeva niente. E poi potevo usare in posa l'abilità super sgrava. Quindi, dal momento che potevo attivarmi questa e andare in giro, bla 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 bla, e poi quando volevo mettermi in posa e fare la mossa suprema, era una cazzata. Capire tutta la prima botta mi sembra improponibile. E poi per qualche strano motivo adesso mi spreco la barra blu e prima era infinita. Anche questo ho dovuto tipo morire e fare tentativi con le Estus blu, ma quando ho scoperto che erano, che non le sprecava la barra contro il boss, è stata una cazzata. Infatti, una puttanata. Ho preso tutto. Adesso posso usare, accendere questo falò. Ma la domanda più importante è, Emmo? Oh, non c'è più questo minchione. Si è spostato il tipo seduto sempre? Incredibile. Allora, Yorm, esatto, devo metterla qua. Il trono è più grande, ma tanto ci devo mettere tipo una testa. Esatto.
La testa di Yorm. Ah, sto prendendo parti dei loro cosi. Adesso parliamo col minchione delle anime. Speriamo che mi dia stregonerie stronze. Mannaglione di Yorm. Ah, era il macete di questo stronzo che ho appena ucciso. Era solito combattere in prima linea con il suo fedele scudo. Un giorno al suo macete venne aggiunto un appiglio per la mano sinistra, permettendogli di combattere con uno stile inimitabile. Possiamo salutarci qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi pure e condividetelo. E spero di ricordarmi dove devo andare nel prossimo episodio, perché ho l'arco.